Grazie di essere venuti, grazie ai nostri relatori, a Emanuele Leonardi, a Laura Agea, a Alfonso Gianni, che appunto discuteranno su questo manifesto, manifesto per il reddito di base, di cui Emanuele Leonardi, che è un ricercatore dell'Università di Coimbra in Portogallo, è coautore. Allora, il testo è un testo impegnativo che riprende, diciamo, 15-20 anni di elaborazione. Oggi è particolarmente attuale perché in qualche misura il governo in carica, il suo contratto, così è definito, pone una cosa simile, forse, che allude al reddito di base come un elemento vincolante del contratto, che è il reddito di cittadinanza, che è una cosa differente dal reddito di base, da come ce l'ha illustrato, ce l'hanno illustrato Chicchi e Leonardi, perché Chicchi e Leonardi fanno un ragionamento semplice, ma diciamo per molti versi efficace dal mio punto di vista. E cioè dicono che il mondo, il modo di produrre, è talmente trasformato e cambiato che la produzione non è più nei luoghi classici del ciclo produttivo, ma addirittura nella società. Produzione e riproduzione si accavallano e consapevolmente o inconsapevolmente tutti siamo messi a valorizzare, diciamo, una componente fondamentale della società che è il capitale. Però molti di noi che fanno questo lavoro consapevolmente, il più, la stragrande maggioranza, in maniera inconsapevole, non è retribuito. Una delle grandi invenzioni, dicono Leonardi e Chicchi, è proprio questa, è che tutti lavoriamo per qualcosa, solo alcuni sono retribuiti attraverso un salario e uno stipendio, tra l'altro sempre più magro, con sempre meno diritti, e la maggior parte invece lavora gratuitamente. E siamo in una società dove c'è un surplus enorme di beni e di ricchezza, ma che il liberismo polarizza la ricchezza solo su alcuni, mentre degrada a una condizione sempre peggiore la maggior parte della popolazione. Il liberismo fa un'operazione in cui i ricchi sono sempre più ricchi e i ricchissimi sono sempre meno e sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. E il ceto medio è in fase di impoverimento. E allora, nel mentre, beni e ricchezze aumentano a dismisura. Per la prima volta nella storia dell'umanità, se questa ricchezza e questi beni fossero suddivisi equamente, tutti avremmo di che vivere abbastanza bene e potremmo lavorare anche meno. Le tendenze di questa società invece sono esattamente l'opposto. Per questo che il reddito di base oggi assume questa pregnanza così significativa e importante perché diventa uno strumento di giustizia sociale e di redistribuzione della ricchezza e ci dicono Chicchi e Leonardi anche di rimessa in discussione dei fondamenti di questa società. Diventa importante questo ragionamento oggi perché appunto il governo, con la spinta del Movimento 5 Stelle, pone oggi la questione del reddito di cittadinanza. Nelle forme, se non ho capito male, che sono quelle che è possibile accedere al reddito di cittadinanza se accetti di lavorare. Quello che dice Chicchi Leonardi è che invece il reddito di base non deve essere vincolato al lavoro, ma tu devi essere titolare del reddito in quanto persona. Dentro questo ragionamento, ecco, diciamo che si apre il dibattito, si apre una possibilità concreta, perché credo che chi è d'accordo o non è d'accordo con il reddito di cittadinanza o il reddito di base, è necessario che ci sia un confronto.
e che apre. Ovviamente il reddito di cittadinanza può essere attaccato da destra, diciamo, adesso diamo i soldi ai fannulloni, questo di qui, e può essere attaccato anche da sinistra, perché c'è un, si allude ancora al workfare, cioè al fatto che lo stato, uno Stato sociale fondato sul salario e sui stipendi. E come vedete si apre una fase politica molto interessante dal punto di vista teorico, se qualcuno ci avesse voglia di intervenire, ovviamente, perché se tutti vanno al mare e diventa complicato. Ma è sicuramente, o se ci fosse un soggetto che fosse in grado di intervenire, insomma, che fosse, che aprisse la discussione, la dialettica, le contraddizioni, la mobilitazione. C'è chi vuole il reddito di cittadinanza, c'è chi vuole il reddito minimo garantito per tutti. C'è insomma un bel po' di confusione. Naturalmente bisogna precisare che il reddito di cittadinanza è una cosa, quello di cui si sta parlando attualmente nel governo, se mai si farà, è tutt'altro. Questo governo vuole semplicemente allargare il reddito di inclusione che già esisteva con il governo Renzi a una platea più ampia e con un valore monetario più alto. Ma non è il reddito di cittadinanza che giustamente gli autori del manifesto definiscono come universale e incondizionato. Universale perché lo devono avere tutti, incondizionato perché non può essere legato alla prestazione lavorativa singola. Questo è un grande tema, se ne discute in tutto il mondo da almeno 30 anni in modo molto intenso. Sono in corso sperimentazioni di questo reddito, ad esempio in Finlandia, ad esempio in Canada, vedremo quali saranno i risultati. Naturalmente si tratta di una misura che ha un doppio valore: da un lato evita il trascinamento nella povertà, dall'altro e soprattutto risponde a un problema storico che i miei figli si trovano già di fronte e i miei nipoti si troveranno di fronte ancora in modo maggiore, ed è la disoccupazione tecnologica, cioè lo sviluppo della robotizzazione, dell'informatizzazione, della meccanizzazione nella produzione manufatturiera tende ad escludere la forza lavoro, e a differenza che nel passato questa non trova una naturale ricollocazione. Un tempo, quando è successo con l'agricoltura, 2-3 secoli fa, i lavoratori si spostarono nell'industria, poi si spostarono nel settore dei servizi, ma in futuro tutti questi subiranno una forte automatizzazione. E allora le gambe su cui muoversi per salvarci sono sostanzialmente tre, io credo. Da un lato una riduzione consistente dell'orario di lavoro, a partire dal settore manifatturiero. Il grande economista Keynes parlava di 15 ore alla settimana, siamo molto lontani da questa sua pionieristica previsione che fece in un libro a metà degli anni 30. Dall'altro lato politiche dei governi tese a realizzare una buona e tendenzialmente piena occupazione nei settori innovativi, e un reddito di cittadinanza diffuso in modo tale che le persone possano scegliere il lavoro anziché essere costrette a fare il primo che gli capita. È un processo complesso, come si vede, non è breve, ma prima cominciamo a farlo meglio è, perché il futuro è quello che ho descritto. Se si resta con le mani in mano avremo una marea di giovani senza possibilità di trovare collocazione e quindi senza speranza, e il mondo andrebbe indietro anziché andare avanti. Ma cosa non è il reddito di cittadinanza? Viene spesso sbrigativamente considerato infatti dai più un semplice metodo antipovertà, una specie di scala mobile per alleviare le crescenti diseguaglianze del liberismo economico. Quella di oggi è una bellissima occasione per poter parlare di un tema estremamente caro al Movimento 5 Stelle e a me, soprattutto il reddito
minimo di cittadinanza, una nostra battaglia, una battaglia che da anni cerchiamo di portare avanti a tutti i livelli istituzionali in cui siamo inseriti, una battaglia che è una battaglia di dignità, se pensiamo per esempio che nell'Unione Europea tutti gli Stati membri, a parte la Grecia e l'Italia, hanno un sistema di protezione sociale che è il reddito minimo garantito. La nostra battaglia si è concretizzata l'anno scorso in plenaria a Strasburgo, quando la nostra risoluzione sulle politiche di reddito minimo a favore del sostegno alle persone in povertà è stata approvata a larghissima maggioranza dai parlamentari. Oggi più che mai il nostro impegno si sta concretizzando, perché con il governo del cambiamento il punto sul reddito di cittadinanza è balzato appunto a un livello proprio di realizzazione concreta. In questi giorni si sta discutendo la ridisegnazione, il nuovo assetto anche dei centri dell'impiego, che sono uno strumento essenziale per garantire politiche di reddito minimo agganciate a politiche occupazionali. Quindi mai come oggi quello che è stata una nostra battaglia per tanti anni diventa un punto essenziale che ci stiamo impegnando a realizzare. La povertà, l'esclusione sociale sono mali che attanagliano l'Europa, ma più in generale il mondo, considerando che anche l'Oxfam ci dice che la forbice che si è creata tra le persone che diventano sempre più ricche e quelle che diventano sempre più povere è ormai a un livello dove ci sono 8 persone nel mondo che detengono la stessa ricchezza della metà più povera del mondo. Il reddito minimo è uno strumento per colmare questa distanza e per ristabilire la giustizia sociale. Le persone stanno bene quando sono nella condizione di poter compiere delle scelte, quando possono esercitare la propria libertà sostanziale, quando possono realizzare ciò a cui danno valore, quando possono esprimere le proprie potenzialità. Allora, la nostra idea di reddito di base cerca di fare fronte ad un paradosso che è quello del tempo che viviamo. Cioè, da un lato noi vediamo svolgersi sotto i nostri occhi la possibilità di quella che Gorz chiamava la civiltà del tempo liberato, cioè ci sarebbe bisogno di sempre meno tempo di lavoro per produrre quello che ci serve. Tuttavia, al contrario, quello a cui assistiamo in pratica è che sempre più grosse porzioni di tempo di vita vengono trasformate in tempo di lavoro. Quindi le società sono sempre più ricche, eppure si lavora sempre di più, senza che questo permetta a lavoratrici e lavoratori di essere integrati socialmente e ricchi. Ok? Quindi c'è questo problema. Dentro questo paradosso, che è un fenomeno nuovo nelle società occidentali e non solo, un fenomeno che è legato al neoliberalismo e quindi agli ultimi 40 anni di storia, occorre svincolare la percezione di un reddito dall'attività lavorativa salariata. Questo tuttavia senza che il lavoro salariato debba essere messo in secondo piano e il reddito debba essere l'unica ricetta, il reddito di base di contrasto alle disuguaglianze, perché questo è un altro punto importante. Il reddito di base di cui noi parliamo nel libro non è in primo luogo innanzitutto un metodo, uno strumento di contrasto alla povertà, è piuttosto uno strumento di contrasto alle nuove forme di sfruttamento che si danno non solo sul lavoro salariato ma anche su quelle forme di operosità sociale che però non vengono contrattualizzate. Pensate a tutti i dati che vengono lasciati nella nostra attività in rete, attraverso le quali i grandi monopolisti del web e del digitale fanno profitti stellari e che tuttavia non vengono minimamente redistribuiti. Quindi all'interno di una strategia ampia di contrasto alle disuguaglianze, di lotta allo sfruttamento contemporaneo, il reddito di base è un elemento che insieme alle lotte salariali, quindi magari anche a un salario minimo, alla riduzione dell'orario di lavoro e soprattutto e anche a un tetto ai guadagni irragionevoli, perché la polarizzazione sociale così come si dà oggi è davvero inaccettabile, è un passo avanti secondo noi per pensare a una rinascita del pensiero dell'emancipazione e ovviamente anche dell'azione sociale di emancipazione.